Cari fratelli e sorelle, durante la GMG svoltasi a Cracovia nel 2016, Papa Francesco regalò a tutti i giovani un libro, Ducat, sulla dottrina sociale della Chiesa. Nell'introduzione il Papa rivela un suo sogno, quello di vedere 1 milione di giovani cristiani, un'intera generazione, che siano per i loro coetanei una dottrina sociale su due gambe. Dal canto loro, i vescovi riuniti nel Sinodo per l'Amazzonia, in una delle loro riunioni, hanno riflettuto sull'importanza del protagonismo giovanile nell'ecologia integrale, con l'esempio della giovane svedese Greta Thunberg e dell'iniziativa Lo sciopero per il clima, l'opzione per i giovani, la necessità di dialogare con loro sui temi della salvaguardia del creato sono state richiamate più volte, insieme alla necessità di valorizzare l'impegno sociale dei ragazzi, capaci di spronare la Chiesa ad essere profetica in questo ambito. Il cuore giovane, si è detto, vuole costruire un mondo migliore, perché la generazione dei giovani rappresenta una dottrina sociale in movimento. In realtà, cari fratelli e sorelle, il Papa chiama non solo i giovani, ma tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà ad approfondire la dottrina sociale della Chiesa, perché ha ripetuto più volte: l'ingiustizia che fa piangere i poveri e la terra non è invincibile. In questa prospettiva, il dodicesimo decanato, guidato da Monsignor Raffaele Galdiero, ha preso per l'anno pastorale 2019-2020 l'iniziativa di portare avanti un percorso di formazione per laici all'impegno sociopolitico, portato avanti dal professor Francesco Del Pizzo, docente di dottrina sociale della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso d'Aquino. Cari fratelli e sorelle, aderiamo anche noi, se possiamo, a questa bellissima iniziativa. Siamo tutti invitati. La sede del corso è l'Istituto Antoniano, situato a Ercolano, in via Madonnelle 15. Cari fratelli e sorelle, contattiamo i nostri parroci, informiamoci sulle modalità della partecipazione e sugli orari e partecipiamo numerosi a questi bellissimi incontri. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.